Parliamo di referendum, parliamo del diritto di proporre il referendum, quindi delle persone di votare il referendum, e poi parliamo anche dei referendum adesso per cui si stanno raccogliendo adesso le firme. Piuttosto io tenterei di dire da radicale quello che non è stato detto. Si è parlato di violenza. Allora i radicali che cosa fanno? Vanno a vedere dove c'è la violenza, laddove magari altri partiti, questo stagno di politica che abbiamo da 30 anni, non vede. Ci sentiamo presuntuosamente quelli che vedono delle cose al di là. Allora anche stasera si parla di violenza, si parla di reati da introdurre, si parla di battaglie da condurre, però per esempio il reato di tortura inesistente in questo paese non ci riesce ancora di focalizzarlo, perché proprio non è che non sia maturo il paese, ovviamente Ivan lo diceva un po', è proprio la politica che non è matura, perché il paese sarebbe maturo. Io per esempio che ho raccolto firme fino a stamattina per introdurre una legalizzazione dell'eutanasia, so dai sondaggi che vengono fatti, da tutte le questioni che vengono sapute attraverso i cittadini, che la maggioranza del paese è d'accordo sulla questione dell'eutanasia. Quindi il paese in questo senso è maturo, come pure sarebbe maturo per le unioni civili. Sicuramente sarebbe maturo per le unioni civili, ma la politica non lo è. La politica riesce a fare una disquisizione sul termine da dare, l'ultimo appunto è il matrimonio egualitario, ma abbiamo avuto i Pax, dico, abbiamo avuto 1500 deformazioni linguistiche e acronimi per definire quella che è una cosa normalissima per due esseri umani che si innamorano, quella di essere insieme, quindi di essere in un'unione e di esserlo in maniera civile, cioè senza fare danno agli altri. Quindi l'unione civile è quello che per me, da radicale, è l'ambizione maggiore. Io, per quanto mi riguarda invece personalmente, sarei addirittura per l'abolizione del matrimonio e l'istituzione solo dell'unione civile, perché tanti problemi da questo matrimonio, a partire anche dal fatto che quando vuoi scioglierlo sei costretto a aspettare più tempo magari, perché ci sono matrimoni che durano manco un anno, sei mesi, un anno, così, e poi in questo paese si deve aspettare 3 anni per divorziare, quindi il divorzio dura il triplo del matrimonio, quindi è un incubo. Quasi nessuno sa che le cause di divorzio, noi abbiamo un referendum sul divorzio per renderlo breve, cioè per attuare il divorzio breve in questo paese dove si devono aspettare 3 anni. Noi chiediamo di fare come la Spagna, la cattolicissima Spagna, che si aspetta 6 mesi. Bene, le cause, noi lo chiamiamo il referendum per un'amnistia civile, perché ci sarebbero tantissime cause che se ne andrebbero a concludere, e soprattutto le cause per divorzio abbassano dell'1% il PIL, il prodotto interno lordo di questo paese. Quindi sono cose che veramente occupano la nostra vita di esseri umani, così come la politica non è occupata dalle stesse cose, perché la politica è generalmente il benaltrismo. C'è la questione della riforma elettorale da fare, non si può andare a nuove elezioni senza una riforma elettorale, non la sta facendo nessuno questa riforma elettorale, cioè non ci si è messi d'accordo su niente. La cosa che io dico sempre, ma quanti deputati e senatori abbiamo? Ma è possibile che tutti i 600 deputati e 300 senatori sono impegnati sulla riforma elettorale? Non ci sono 150 commissioni che possono occuparsi di tutti i temi. Scalfarotto è uno di quelli che riesce almeno a prendersi i temi cosiddetti eticamente sensibili, che noi continuiamo a chiamare diritti civili, molto semplicemente, si è data quest'altra formula, temi eticamente sensibili, per dire cosa? Per dire niente, perché oltre al benaltrismo c'è l'altrismo, cioè dare un altro nome a una cosa semplicissima come la violenza. Allora noi dobbiamo chiamarla in un altro modo, siamo costretti perché dobbiamo definirla. La violenza contro le donne, allora dobbiamo parlare di femminicidio, la violenza contro i gay la dobbiamo chiamare omofobia,
la violenza contro i neri, i gialli, i rossi, i verdi che popolano questa nazione, così come popolano l'intera Europa con molti meno problemi che qua, lo dobbiamo chiamare razzismo, ma la violenza è una sola, soltanto che anche là si fa fatica a dire violenza, ok, no, si riesce a dire che la violenza è culturale, ma non si riesce a dire chi sono i responsabili di questa violenza culturale, non si riesce a dire che l'uomo che violenta la propria compagna o la propria ex compagna, la fidanzata, la moglie, è soltanto la punta dell'iceberg di una violenza che sta a monte. E questa violenza, mi dispiace dirlo magari all'ombra di questa chiesa, ma viene anche da tutta una religione che è improntata sull'odio verso le donne, viene anche dal fatto che la maggior parte della filosofia occidentale nega il rapporto uomo-donna e considera la donna inferiore. Cioè, se noi appunto vogliamo parlare di violenza culturale, iniziamo a affrontare il discorso filosofico che tanto è piaciuto anche agli epigoni del sessantottismo, negli anni 70 anche è piaciuto tantissimo, rapporto uomo-donna come la donna tollerata, benché inferiore, su cui si può esercitare la propria proprietà. Quindi, mentre si chiedeva che venisse abolita addirittura la proprietà privata, comunque si instaurava questo rapporto di proprietà nei confronti dell'essere umano femminile. Io sono d'accordo con Ivan, la stella polare è l'uguaglianza, ma forse posso anche dire che c'è un'altra stella polare che si chiama diversità. Nel momento in cui la diversità diventa il nostro obiettivo, cioè la considerazione del fatto che nasciamo tutti uguali ma cresciamo tutti diversi perché per fortuna non c'è un essere umano uguale all'altro, allora possiamo contrastare anche chi ci dice che non ci interessa niente del matrimonio gay perché sono 5 persone che vogliono sposarsi con altre 5 persone, che cosa ci dobbiamo fare? Bene, io invece me ne occupo perché c'è una sola persona malata di una malattia rarissima genetica che non può accedere alla fecondazione assistita. Ah, lì l'altrismo la fa chiamare procreazione assistita, in modo tale che ci sia già questa idea che c'è un creatore anche sulla provetta. Bene, se anche una sola persona, una sola coppia di persone è malata geneticamente, io devo poter far accedere quella coppia alla fecondazione eterologa. Lo stanno dicendo tutti i tribunali, ci sono sentenze su sentenze di tribunali italiani, europei, della Corte dei diritti dell'uomo e di altre istituzioni, per fortuna super partes rispetto a noi, che dicono: bene, voi avete una legge che fa schifo e la stanno demolendo pezzo per pezzo. Perché? Perché forse saranno solo 2 persone che hanno la talassemia, hanno un'altra malattia che sarebbe trasmissibile, saranno altre 2 soltanto che vogliono accedere all'eterologa, ma perché non dobbiamo concederglielo? Perché il diritto loro a ricorrere alla fecondazione eterologa lederebbe i diritti di qualcun altro? Quando mai i diritti concessi a una coppia di omosessuali hanno leso i diritti di una coppia tradizionale che vuole sposarsi uomo-donna, fare i figli in un certo modo tradizionalmente? Se poi non ci riesce, che fa? Il turismo procreativo? Allora sentiamo il turismo dei diritti, quindi si va fuori anche per farsi delle diagnosi preimpianto, anche per farsi, perché ancora non si sa che la diagnosi preimpianto è un'altra cosa che è stata riammessa dopo che la legge 40 l'aveva cercata di negare. Allora questa è la questione, i diritti non ledono i diritti degli altri, nessuno impone a nessun altro esprimiti in favore dell'eutanasia, cioè di te stesso che tu una volta che arrivi a uno stato terminale della tua malattia, a una sofferenza atroce, devi morire per forza, ti stacchiamo il respiratore, nessuno lo impone. I diritti non sono doveri di qualcun altro, i diritti sono per quelle persone che li chiedono. Ora, perché io devo negare i diritti? In questo paese si fa, si negano i diritti. La questione della tortura, ed è effettivamente, e fa il paio con la questione della violenza, è anche psicologica. La tortura di cui parliamo noi è quella che avviene nelle carceri quotidianamente. Ora, è evidente che io da radicale sto fuori le carceri a raccogliere le firme per il referendum, perché lì io trovo i parenti dei detenuti che mi raccontano che delle 2 ore che loro escono dalla stanza, dalla cella, sono le 2 ore uniche, per il resto del tempo loro passano 22 ore in una cella. Ora, l'italiano medio può dire giustamente: ma loro hanno commesso un reato, è bene che vengano puniti. Certamente sì, però loro vivono 2 ore fuori. Allora queste 2 ore, una la trascorrono mangiando per le 2 pause, pranzo, cena, quello che sarà,
un'altra ora devono decidere se prendere aria o fare la doccia. Cioè gli elementi per loro sono divisi, l'acqua oppure l'aria. È una cosa che a me ha strabiliato. Io parlo con l'altra metà di un mondo, perché l'altra metà non la vedo. C'è quella nascosta, celata, reclusa, che sta lì. Io vedo l'amore che c'è fuori. C'è gente che è innamorata di persone che hanno commesso dei reati. Sono le mogli, sono le fidanzate, sono le compagne, sono le mamme, sono le sorelle, sono i fratelli e tutto quanto. Io sento da parte loro che le persone che stanno di là, che io non vedo, ma non è che perché non le vedo non esistono, stanno subendo una tortura, perché sono in 7 al posto che in 4 in una cella. Allora noi diciamo che c'è un problema di sovraffollamento delle carceri, noi chiediamo l'amnistia, noi chiediamo che ci siano delle leggi, noi chiediamo che ci sia l'indulto, noi chiediamo una riforma della giustizia, lo chiediamo per prima cosa, per il grande rispetto che abbiamo per le istituzioni, lo chiediamo alla politica, perché c'è un governo, perché c'è un Parlamento, c'è un Senato, c'è una Camera dei Deputati. Una volta che queste richieste noi le facciamo da 30 anni, perché voi adesso sicuramente avrete avuto nozione dei referendum radicali grazie al pompaggio mediatico dopo la firma di Berlusconi sui 12 referendum radicali, ma noi questi referendum radicali non solo li stiamo proponendo da 2 mesi e nessuno lo sapeva, ma noi li stiamo proponendo da 30 anni, perché queste sono riforme sulla giustizia che noi abbiamo chiesto già all'inizio, quando ci fu il caso Tortora, responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere che chiedeva con noi Giovanni Falcone, la questione del divorzio breve, una cosa che noi abbiamo chiesto al Parlamento attraverso il Parlamento centinaia e centinaia di volte, erano quasi là per farlo il divorzio breve, ma non è stato fatto e dobbiamo fare un referendum. Non ci dimentichiamo che dei referendum radicali 2 riguardano l'immigrazione. È stato istituito un reato di clandestinità inesistente, cioè si cerca di punire una condizione piuttosto che una condotta. La clandestinità diventa un reato in aggiunta a un altro reato, quindi se l'immigrato ruba una mela va diritto in carcere perché è anche un clandestino, mentre il cittadino comune, se non ha buoni avvocati e non ha soldi, ci va lo stesso anche se ha rubato una mela, però almeno non ha l'aggravante della clandestinità. Così la stessa cosa, l'immigrato che perde il lavoro perde anche il permesso di soggiorno e finisce in un altro luogo di tortura che si chiama centro di identificazione e espulsione, i cosiddetti CIE, che sono disseminati in tutto il territorio italiano e sono veramente dei centri di tortura, perché sono luoghi dove non si sa quanto tempo durerà la detenzione, e anche questa è contrario a qualunque norma europea e mondiale sulla certezza di una pena anche inesistente, perché lì non c'è nemmeno una questione di pena. Tutti questi fattori sono tortura, ma io quando sento parlare di violenza sulle donne penso alle donne che si rivolgono a un consultorio che non c'è più e al posto del consultorio trovano un'associazione cattolica che dice: tu, secondo i papi più bravi di questo ultimo periodo, di questi ultimi anni, tu sei un assassino. Allora quella è violenza. La violenza che incontra una donna quando si rivolge a un medico, che è il suo medico, che però non ha dichiarato di essere un obiettore di coscienza perché faceva gli esami di routine, perché faceva l'ecografia, e lei si trova di fronte a un imminente parto, oppure cambia idea perché ha fatto una diagnosi e ha saputo che quel bambino è malato, oppure si trova di fronte all'obiettore di coscienza. Lo sappiamo quanti sono gli obiettori di coscienza in questo paese, i medici, non c'è una lista, però sappiamo le percentuali, non c'è una lista, per cui non sa una donna che si rivolge al suo ginecologo se quello è obiettore o no, non sa che cosa le succederà quando improvvisamente dovrà fare un aborto terapeutico e il suo medico di fiducia le dirà: io sono obiettore, vada da un'altra parte, vada dove? E se inizia a fare il giro in quel momento, e se una ragazza adolescente inizia a fare il giro dei farmacisti che si inventano obiettori addirittura in questo paese, ma quella non è violenza, quella non è violenza sulle donne. Allora, appunto, violenza culturale, chi la trasmette, chi la anticipa, la violenza fisica e psicologica di chi poi la mette in atto, chi la insegna? C'è qualcuno a scuola che insegni l'educazione sessuale ai bambini? La religione l'abbiamo, con insegnanti di religione che vengono assunti direttamente dallo Stato della Città del Vaticano, dalla Curia Romana. Non è che fanno il concorso come gli altri poveri cristi che insegnano
E gli dicono pure, ma tu c'hai 2 mesi di ferie all'anno. Gli insegnanti sono pure trattati male perché hanno 2 mesi di ferie all'anno. Lavorano 10 mesi all'anno, tutto il giorno e tutta la notte, perché si sognano i bambini, con tutti i problemi che hanno i bambini in questo millennio. Se li sognano pure, hanno pure il problema. E si sono fatti anche il concorso, magari assegnati a chissà quali altre scuole disagiate, così prima di poter accedere finalmente alla scuola della propria città. No, gli altri arrivano senza concorso e vengono messi là in posti, l'ora di alternativa non si può fare e l'educazione sessuale manca a parlarne. Io da radicale propongo l'istituzione dell'ora di educazione sessuale in alternativa a quella di religione. Allora, voglio dire, mi è stato chiesto di parlare di referendum, non lo so, i radicali si prendono spazio per parlare d'altro anche. I referendum ne parlo in casa, io devo dire, perché è strano per un radicale doversi confrontare con un posto dove non è attaccato, perché il Partito Democratico, il Circolo Partito Democratico di Portuense è l'unico circolo, insieme all'Esquilino che anche ci dà una mano, ad aver detto: io sono democratico, appunto, mi chiamo Partito Democratico e i tuoi referendum li faccio firmare a chi vuole firmarli. Non è che dico a tutti i miei iscritti dovete firmare il referendum, non dice: io ce li ho qua a disposizione i referendum radicali, c'è uno stand, l'hanno fatto uno stand apposta, che noi per fare uno stand dobbiamo faticare, dobbiamo sudare 7 camicie per fare uno stand come radicali, militanti, per strada e tutto quello che facciamo. Loro ci hanno fatto proprio uno stand, quindi io parlo in un posto che non è ostile al referendum radicale. Parlo con Ivan Scalfarotto qui, che è l'unico che si prende a cuore le battaglie nostre da fuori e cerca di portarle in Parlamento. L'ho incontrato all'associazione Coscioni, al consiglio dell'associazione Luca Coscioni, e parlavamo di questi temi. E Ivan ha firmato quasi tutti i referendum, magari quello sulla giustizia in questo momento è abbastanza ostico perché c'è la strumentalizzazione, perché ci sono i vari veti, i crociati, ma è possibile che anche il Partito Democratico a livello nazionale sia l'unico partito forse rimasto che non si è espresso sui referendum? Si è detto che loro procedono per la via legislativa. Noi la stiamo aspettando, la via legislativa. Noi stiamo aspettando da 30 anni una legge sulla responsabilità civile dei magistrati o sulla separazione delle carriere. Noi quella sulla Bossi-Fini, non so quanti anni ha la Bossi-Fini, ma insomma è più di una decina. Il decreto Maroni, anche sono passati vari anni. Siamo tutti d'accordo a sinistra che questa questione della clandestinità e dei CIE e dell'assenza di una legge di tortura è assurda per un paese civile che vuole dirsi europeo. Però siamo tutti d'accordo, aspettiamo la legge. C'è qualcos'altro da fare, c'è la riforma elettorale da fare, c'è da occuparsi dell'economia, giustamente, se rimettere, ritogliere, rimettere l'IMU e poi come far finta di aver rimesso, ritolto l'IMU spalmandola su altre tasse che pagherà qualcun altro, che poi non ci accorgeremo nemmeno. Io tutto il rimborso IRPEF che avevo avuto quest'anno me lo sono visto ritogliere, non so da quale tassa aggiuntiva che è stata inserita. Stiamo andando verso un altrismo che ci fa credere che è ancora possibile scioperare. Prima si parlava degli scioperi, ma adesso non c'è uno sciopero vero e proprio, adesso lo sciopero è autorizzato, preannunciato, lo sanno tutti che è una compagnia aerea, che le poste, che i mezzi pubblici, che qualunque tipo di lavoro sciopera, il lavoratore sciopera. Lo sanno tutti, siamo tutti d'accordo, certo il disagio c'è, però noi domani sappiamo che non circolano i mezzi pubblici e ci adeguiamo. Prima il sciopero è una cosa fatta col sangue, cioè veramente c'era gente che perdeva il lavoro, veniva precettata, veniva portata dai pulmini, veniva bastonata, non lo so, voglio dire, noi ci stiamo mettendo su una questione per cui sì, ma i diritti, certo i diritti sono gli esseri umani stessi sono i diritti, non è che stiamo chiedendo una cosa strana, dice vabbè c'è il nostro vicino di casa che vuole portare a spasso il cane di notte, il cane abbaia e noi gli dobbiamo consentire di farlo. No, noi stiamo parlando di diritti che potrebbero toccare ciascuno di noi nel momento in cui noi diventiamo immigrati di un altro paese, nel momento in cui noi veniamo toccati dalla giustizia in maniera ingiusta e si crea un errore giudiziario clamoroso, ti vengono a prendere a casa e ti chiudono in una cella e ti dicono no, tu sei colpevole perché il mafioso ha detto che tu sei colpevole, ma guardi un caso di omonimia, sì, tutti in carcere sono innocenti, adesso dobbiamo credere a te.
quel giudice che ha sbagliato potrebbe andare a fare il membro del Consiglio Superiore della Magistratura da qualche anno. Ha sbagliato, ma non paga. Il medico che sbaglia paga, in qualche modo. Certo non diventa primario un cardiologo che ammazza 3, 4, 5 pazienti mentre li sta operando. Allora anche questo, sono i diritti, certo. Al tavolo mi vengono a firmare le persone, mi dicono ma questo non mi interessa, sono immigrati. Sì, non interessa a te, però all'immigrato interessa. Ma se l'immigrato viene a firmare, laddove fosse cittadino italiano, e dicesse a me dei drogati non me ne interessa niente, tu sei un drogato, ma a te farebbe piacere. Cioè voglio dire, è vero, certe cose non ci interessano. La questione dell'omofobia, io non tratterò mai male un gay, oppure però non ho bisogno dei diritti. C'è lo spettacolo, mi dicono, vabbè, mi sono dilungato. Allora radicalmente vi dico solo due altre cose. Una, firmate il referendum a prescindere, perché il referendum non sono sì o no a queste leggi che noi proponiamo, sono la possibilità di garantire il diritto ai cittadini di poter votare un referendum, ma soprattutto il diritto a essere informati sui temi che riguardano questi nostri referendum. La seconda, grazie per avermi ascoltato.